Con Ivana Picconzi, consigliera regionale di parità. Allora, dottoressa, non c'è inclusione sociale se non c'è inclusione di genere. A che punto siamo di Basilicata? Purtroppo la Basilicata, o meglio la politica lucana, ancora non sente la questione parità di genere come un valore. Parlo in particolare della presenza femminile nell'ambito dei consessi elettivi. Purtroppo abbiamo dovuto registrare come 9 comuni con abitanti al di sopra dei 3.000 sono fuori legge, cioè non hanno rispettato le quote di genere previste dalla legge 56 del 2012, la cosiddetta legge del Rio. Quindi vi è un numero inferiore di donne nell'ambito delle giunte, appunto comunali, tra queste ahimè anche il comune di Potenza. Il sindaco ha assicurato che quanto prima provvederà e quindi porrà rimedio a questa problematica. Anche nell'ambito dei consigli provinciali della appunto, provincia di Potenza non vi sono donne elette, solo 3 donne sono nel consiglio provinciale materano, approfittando nella appunto, candidatura di una deroga posta dalla legge del Rio che per fortuna è venuta a scadere nel 2016. Parità di genere non esiste neanche nell'ambito del Consiglio regionale, appunto non ci sono donne, nella giunta della regione Basilicata soltanto un assessore a donna. Inclusione sociale vuol dire anche includere le donne appunto nella società e quindi non si può assolutamente prescindere dalle donne. Nella sua intervento sull'inclusione sociale qui a Potenza ha parlato di una premialità per le aziende che assumono persone vittime, donne vittime di violenza. È una misura perseguibile? Dunque, tra i piani straordinari che dovrebbero essere previsti nella lotta contro la violenza di genere, ovviamente la proposta che io ho fatto è quella anche di immettere le donne oggetto di violenza di genere nel mercato del lavoro, cioè superata la fase cosiddetta diciamo acuta, quindi di sostegno della donna oggetto di violenza di genere e quindi allontanata dalla casa, allontanata dal marito, dal compagno violento, dobbiamo reimmetterla nel circuito sociale, dobbiamo quindi immetterla anche nel mondo del lavoro laddove la stessa non abbia un lavoro. Perché? Perché è importante affrancarla dal punto di vista economico dal marito, dal compagno. Tante donne non subiscono violenze e quindi non denunciano proprio perché sono subalterne al marito dal punto di vista economico. E perché no, prevedere anche delle premialità nei confronti di quelle aziende che vanno ad assumere donne oggetto di violenza di genere.